Finalmente siete giunto, madre Pio. Volete dire padre mio, forse? Sì, sì, padre mio. Ebbene, che cosa avete deciso nei riguardi del visconte di Richmond? Potrò finalmente petarlo? Ma che cosa state dicendo, figlia mia? Vi ho domandato se potrò finalmente sposarlo. Senza di lui la mia scopa sarebbe senza vito. Le vostre parole sono molto strane. Scusatemi, ciò che volevo significarvi è che la mia vita senza di lui è senza scopo. Padre, io l'amo del più mazzo apore, io l'amo del più pozzo amaro, io l'amo del più pazzo amore. Figlia mia, sono consenso a negarvi il mio costretto. Negarmi il vostro consenso? E perché mai? Spiegatevi chiaramente, io vi frego di parlo. Chiaratevi spiegamente, io vi parlo di frego. Insomma, spiegatevi chiaramente, io vi prego di farlo. Egli è un avventuriero che mira soltanto alla vostra ricca, alle vostre rodezze, alla vostra dote e alla vostra ricchezza. Non è altro che un datevi latore di coccia. Non vi comprendo. Un vile catatore di docce. Insomma, è un vile cacciatore di dote. Egli vi ha sconquissato per una scommessa. Egli vi ha scommessato per una conquista. Insomma, egli vi ha conquistato per una scommessa. Oh, il mostro! Tutte le sue belle perole! Risposta! Tutte le sue belle parole d'amore, dunque, non erano alfi che tronzione. Non erano tronzi che alfizione. Non erano altro che finzione. Mi dispiace. Ah. Mi dispiace avervi dato un dispiacere così grande. Ed ora? Che conto cosate di fare? Che cosa contate di fare, figlia mia? Gli volterò le palle. Come? Sì, gli vollerò le svolte. Ma che dite, figlia mia? Gli vollerò le svolte. Risvolta. Gli vollerò le volte. Risvolta. Gli vollerò le svolte. Accidenti alle papere. Gli volterò le svolte. Tela la cala, mentre ci risvolta, asciugasi i fazzi con un occhioletto e il colonnippo filello cralla il copo tristamente.